Il Comune di Pavia ha partecipato alla BIT 2020, la Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene a Milano e che ogni anno ospita migliaia di operatori turistici provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di attirare a Pavia ancora più turisti, sfruttando le tante potenzialità offerte dal nostro territorio, a cominciare dalle chiese e dalle basiliche romaniche. Alla BIT 2020 Pavia c'è, è stata fondamentale la collaborazione con Regione Lombardia che ci consente di avere contatti e relazioni internazionali. Il lavoro è stato proficuo, soprattutto abbiamo notato un forte interesse verso l'elemento della conoscenza che Pavia con l'università e i suoi diversi stili architettonici è in grado di offrire a turisti e visitatori. Per il Comune di Pavia sono stati 3 giorni di incontri di ottimo livello e soprattutto questi incontri che abbiamo avuto, questi contatti che abbiamo avuto si trasformeranno poi d'ora in avanti in grandi momenti di lavoro, perché gli stessi operatori hanno richiesto questo e adesso direi che ci aspetta un momento in cui portare a sintesi il lavoro svolto in questa occasione. Siamo convinti che questa sfida Pavia la può raccogliere e soprattutto è in grado di rispondere a tutto. Aggiungiamo inoltre che sono state apprezzate le presentazioni che sono state fatte, soprattutto della guida turistica Pavia Città Romanica, che è stato il fiore all'occhiello della nostra presenza in BIT. Il momento dell'architettura romanica è anche il momento in cui la città di Pavia, dal punto di vista proprio dell'edilizia, del tessuto, dell'edilizia passa da città in legno a città in mattoni. La chiesa di San Pietro in Celdoro, che è celebre per ospitare la tomba di Sant'Agostino. La chiesa giustamente più celebre, romanica pavese, la chiesa di San Michele, è quella che trovate riprodotta su tutti i manuali di storia dell'arte. La chiesa di San Michele è eccezionale nel panorama del romanico pavese perché le era riconosciuto questo ruolo di una sorta di cappella palatina, tradizionalmente nota come la chiesa delle incoronazioni dei re longobardi. In realtà non è vero perché i re longobardi non venivano incoronati, però mantiene nel corso del basso medioevo questo ruolo. Qui viene incoronato ad esempio Federico Barbarossa, che era il murto che il Comune di Milano si fa incoronare a Pavia. E il fatto proprio che avesse questa memoria legata al Palazzo Reggio pavese e a questo ruolo di capitale del Regno Italico ha fatto sì che nella ricostruzione in forma romanica all'inizio del XVIII secolo si scegliesse di rivestirla integralmente all'esterno di arenaria di pietra.